Grande Fratello 15, Mariana Falace e Nina Morix si incontrano. Il gesto che spiazza il pubblico da casa. Nina Morix ieri sera a Grande Fratello ha avuto modo di incontrare finalmente quelle che, nella casa, erano state le sue principali rivali in amore. Negli studi Mediaset, infatti, insieme a Luigi Favoloso c'erano anche Patrizia Bonetti e Mariana Falace, due ragazze che molto si erano avvicinate al suo fidanzato durante il reality. Prima di uscire, però, Nina ha rivolto le sue attenzioni soltanto a una delle due, ovvero a Mariana. Cosa di preciso abbia detto alla Falace non si è ben capito, ma l'abbraccio che Nina ha dato alla concorrente del GF, però lo hanno visto tutti. Un gesto questo che, di fatto, ha spiazzato il pubblico da casa. Mentre in studio infatti si insinuava che tra Mariana e Favoloso ci fosse stato un bacio alla Morix, al contrario delle aspettative, ha dimostrato di non covare nessun rancore nei confronti della ragazza. GF 15, Mariana Falace commenta l'incontro con Nina Morix. Il messaggio pubblicato sui social dopo la puntata. Ad aver apprezzato tantissimo il gesto di Nina Morix è stata la stessa Mariana. La Falace, infatti, dopo l'incontro con la showgirl, ha pubblicato un messaggio sui social dove si diceva entusiasta dell'accaduto. L'abbraccio di Nina, una delle mie rivincite, ha scritto la Geffina su Instagram Stories. Le sue parole saranno preziose per me. Mariana Falace si è dovuta difendere da tanti attacchi da quando è uscita da Grande Fratello, ma questa volta, stando a quanto scritto, pare che si sia potuta levare qualche soddisfazione al riguardo. Nina Morix ospite a Grande Fratello. Le parole contro il cyberbullismo.al Grande Fratello ieri sera Nina Morix ha avuto anche modo di difendersi da chi, sul web, le ha lanciato pesanti accuse questa settimana. Dopo il confronto con Luigi Favoloso, infatti, era stata presa di mira sui social per via del suo aspetto e per l'eccessiva magrezza. Ai bulli e alle persone che l'hanno insultata Nina allora ha detto: fatevi un esame di coscienza, un giorno i vostri figli potrebbero subire la stessa cosa.